Ovviamente solo soletto nella corsia dei 20 metri c'è Severino, gli altri 6 sono già ben allineati nell'altra corsia. Per il momento revolving piazzata da Enrico Bellei in scia al numero 1 Show di Casei, ma ora va a prendere il suo posto a fianco di Show di Casei, insomma. Questa volta il segnale è convalidato con Ruggito CSM che prova l'azione di sfondamento su Rambo Dinò che difende la posizione, poi Ninni Rod, Revolving, ancora Red Fire Thor, più indietro Severino, mentre è ormai fuori corsa dopo un lancio infelice Show di Casei. Si va al completamento dei primi 400 metri, 400 iniziali, coperti in 29 e 8 da Rambo Dinò che precede Ruggito, Ninni Rod, Revolving. Poi ancora Red Fire Thor e infine Severino, fila indiana. Al passaggio dei primi 600 metri in 45,3, i cavalli ora stanno completando anche la seconda curva, sempre disposti in fila indiana e guidati da Rambo Dinò, che precede Ruggito GSM, poi Ninni su Revolving, ancora Red Fire Thor, muove al largo Severino dopo 800. Tanto i primi 800 appunto sono passati in 1 minuto e 7 decimi, adesso c'è il completamento del primo chilometro coperto in 1:15 e mezzo, forse qualcosina in più dal battistrada Rambo Dinò che ha sempre in scia Ruggito GSM e Ninni Rod, Revolving Severino all'esterno, Red Fire Thor in coda al drappello. Bocco della retta opposta alle tribune, sposta Ninni Rod, va ad incalzare Ruggito con Rambo sempre saldo battistrada, poi Revolving con allargo Severino, mancano 600 metri al termine, con in vantaggio Rambo Dinò che prova la fuga a palo lontano, l'ultimo paletto in 13 e 9 per Rambo. Alle sue spalle Ruggito, un filo in difficoltà sopravanzato da Ninni Rod, ma con l'aiuto della curva Ruggito riesce a riguadagnare qualcosa, si affaccia in terza ruota Severino, Rambo in chiaro vantaggio, poi Ruggito con allargo Ninni e in terza Severino, a contatto Revolving e poi Red Fire Thor. Rambo in nettissimo vantaggio a 150 dal palo, poi Severino che sta emergendo dal gruppo, interviene anche Revolving, Rambo Dinò che arriva un po' lungo, ma alla fine si salva fino in fondo e vince su Severino che contiene Revolving, poi Red Fire Thor e Ruggito GSM in testa da un capo all'altro. Io ho sul mio cronometro 2,28 e mezzo, il che significherebbe una media intorno all'1,14 e 3. C'è il lancio, ci sono i primi metri, il parzialino che sicuramente aumenterà la media, quindi direi potrebbe essere una media intorno all'1,14 e 7, 14 e 8. Rambo Dinò, Alessandro Conciadoro, Dario Battistini e i colori del signor Antonio Iuorno, la quota al totalizzatore 3,90. Severino, anche lui qualificato alla finale, ottenendo il secondo posto.